Mentre riproponiamo adesso a conclusione i quattro gol della partita tra Spartak Mosca e Aston Villa, 2-2, tutti i gol nel corso della ripresa, con gli inglesi che costringono a una doppia rincorsa i sovietici. Il primo gol è di Gibson, resta a terra il portiere Dazeev, uno dei più famosi e celebrati portieri del mondo, che è anche il capitano dello Spartak Mosca, battuto in contropiede dal tiro raso terra di Gibson. Il pareggio è opera di Gavrilov. Ecco l'azione, un po' di confusione nell'area dell'Aston Villa con il portiere un po' in giro spento, un po' sorpreso forse dal pallone che schizza nella sua area. 1-1. Walters, il giovane, eccolo, attaccante nero, 19 anni, porta di nuovo in vantaggio con questa bella rete l'Aston Villa. Un gol veramente bello del giovanissimo Walters. Però all'ultimo minuto della partita la Spartak Mosca riesce a riprendere quantomeno il risultato, se non le speranze di qualificazione, ottenendo un calcio di rigore che con freddezza Gavrilov, che è un giocatore di notevole personalità anche nell'ambito della nazionale sovietica, e con molta freddezza riesce a trasformare, malgrado l'importanza della posta in palio e il fatto che la partita sia ormai praticamente conclusa. Ecco Gavrilov che assesta il pallone sul dischetto, batterà a rete con precisione per il 2-2 conclusivo di questa partita tra Spartak di Mosca e Aston Villa, una partita che lascia molte speranze all'Aston Villa di ottenere comunque il passaggio del turno. È l'ultimo gol di questa nostra rassegna di oggi per gli incontri di andata del secondo turno delle tre coppe calcistiche europee. Ecco il gol.